dentro da mamma. Accogliamoli con un bel applauso. Ora ci sarà il benvenuto da parte del sindaco di Capri, Marino Limbo. Questa è una grandissima occasione per dimostrare che siamo un'isola unita. Questa è un'occasione per noi importante, proprio perché abbiamo il piacere di salutare Don Marino De Rosa, che è un cittadino carlesimo e cittadino dell'isola di Capri. Vorrei salutare il vescovo, il signor Alfano, il signor Di Anacardi, che gentilmente ci ospita, e il nostro padre di Capri. Vorrei dire questo, che le due comunità sono una sola cosa. Io rappresento la comunità del comune di Capri, ricordo i suoi saluti di tutte le persone che hanno accolto questa notizia con grandissimo affetto e con grandissima gioia. Vedo qui anche molti abitanti della zona di Tiberio che sono da testimoniare questo Don Marino, e sono sicuro che il tuo impegno per Anacardi sarà anche un impegno che sarà importante anche per il comunità. Quindi un ringraziamento al vescovo che ha fatto questa, deciso questa importante indicazione nuova di Anacardi, e siamo così felici, veramente contenti di dimostrare con la nostra presenza che l'isola di Capri è una sola comunità. Grazie. Buonasera Sua Eccellenza Monsignor Alfano, buonasera Reverendo Parroco Don Marino De Rosa, buonasera sacerdoti tutti, buonasera a tutti gli intervenuti questa sera. Ringrazio Sua Eccellenza il Vescovo e Reverendo Parroco per l'occasione concessa. Caro Don Marino, insieme a tutta l'amministrazione e alla comunità caprese che rappresento, do il mio benvenuto, il nostro benvenuto. Il giorno dell'insediamento è un giorno speciale, un giorno sentito. Uno di quei giorni che non si dimenticano. Ho provato questa emozione pochissimi mesi fa e sono sicuro che lei è emozionata almeno quanto sono stato io allora. Oggi è uno di quei giorni che non accadono di frequente. È un giorno importante, è un giorno di cambiamento. Talvolta i cambiamenti si vivono con incertezza, si va incontro a qualcosa che non si conosce, ma non questo. Questo è un giorno di cambiamento, sì, e io oserei dire di rinnovamento. Noi tutti lo stiamo vivendo con gioia, pur prima di essere qui stasera. L'insediamento di un nuovo parroco non è un momento qualsiasi, noi anacapresi lo sentiamo tutto. Io personalmente sono felicissimo di essere qui stasera, sono felicissimo di darle il benvenuto, felicissimo di essere partecipe dell'inizio di questa nuova sua avventura, perché io e lei ci dobbiamo occupare delle stesse persone, io e lei ci dobbiamo occupare degli anacapresi.
Sono felicissimo perché adesso so di avere una persona che condividerà con me questo compito. Sono felice perché so che lei saprà arrivare dove io non saprò esserne capace, perché confido tantissimo nelle sue capacità. La Capri non è un paese grande, ma è un grande paese. È un luogo ricco di tradizioni storico-culturali e religiose, che sono sempre state autentiche e vive ora più che mai. La Capri è un paese di persone vere, di grandi lavoratori, di persone con grande cuore. Il senso della comunità di Anacapesi lo hanno dentro come un istinto. Non le sarà difficile per Marino accoglierlo, farlo suo e amplificarlo all'ennesima potenza per fare della nostra comunità una comunità ancora più forte. Il parroco è parte integrante di noi, della nostra vita quotidiana e dell'educazione dei nostri figli, dei nostri momenti di gioia, dei nostri momenti di dolore. La possibilità di venire a contatto con tutti noi, quando dico tutti mi riferisco anche a quelli che non sono proprio vicini alla Chiesa. Lei guiderà la nostra parrocchia, ma guiderà anche i nostri bambini, i nostri ragazzi, le nostre famiglie, i nostri anziani, perché nessuno è così forte da non aver mai bisogno di nessuno. E tutti noi, d'ora in poi, dobbiamo essere consapevoli della sua presenza, dobbiamo essere consapevoli che sa che se abbiamo bisogno di Don Marino, Don Marino c'è e ci sarà. Questo è un momento storico delicatissimo per il paese, un periodo probabilmente senza precedenti. Questo è un periodo in cui non ci potevamo permettere di stare senza la nostra guida spirituale. Per questo dono ringrazio anche Sua Eccellenza il Vescovo. Il paese ha bisogno in questo periodo di tutte le proprie forze, anche della sua, Don Marino. Per questo oggi voglio porgerle a nome di tutta la cittadinanza un caloroso saluto e assicurarle tutto il supporto e la collaborazione di cui avrà bisogno. Benvenuto da noi a Anacapresi, Don Marino. In bocca al lupo.